È una pagina di storia quella che viene scritta sotto il sole a picco di Roma il giorno dell'Assunta. La figura del Papa alla finestra affacciarsi il 15 agosto non la si vedeva da generazioni, da 61 anni. Francesco rompe una consuetudine, forse ne inizia una nuova, e alle migliaia che sfidano il caldo rovente regala un profondo pensiero sulla Vergine, la grande credente, la donna tutta fede. L'Angelus di Ferragosto è stata una pausa mariana nella lunga riflessione sul pane di vita che il Papa ha proposto a tappe domenicali dal 2 al 23 agosto. Al centro il discorso di Gesù nel sesto capitolo di San Giovanni, che ha sullo sfondo il miracolo della moltiplicazione dei pani e le sue implicazioni spirituali. Gesù non elimina la preoccupazione e la ricerca del cibo quotidiano, no. Non elimina la preoccupazione di tutto ciò che può rendere la vita più progredita. Ma Gesù ci ricorda che il vero significato del nostro esistere terreno sta alla fine, nell'eternità, sta nell'incontro con Lui, che è dono e donatore. Non basta incontrare Gesù per credere in Lui, non basta leggere la Bibbia, il Vangelo, non basta nemmeno assistere a un miracolo, ha osservato Francesco la settimana successiva, arrivando il 16 a far echeggiare nel colonnato di San Pietro una domanda tante volte ascoltata: a cosa serve la messa? Nutrirci di quel pane significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. Significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone di pace, persone di perdono, di riconciliazione, di condivisione solidale. Un perdono che Francesco, Papa della Misericordia, ha offerto in modo schietto alle famiglie ferite nella prima delle udienze generali di agosto. Ribadendo che la Chiesa è madre e non è né insensibile né pigra, Francesco ha teso con delicatezza una mano a quelle persone che, di fronte all'irreversibile fallimento del loro legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova unione. È molto cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna e eterna accoglienza nell'amore e nella verità verso i battezzati che hanno stabilito una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale. In effetti, queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate, e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. Nelle tre catechesi successive, sempre orientate al prossimo sinodo, Francesco ha invece proposto alcune considerazioni sul rapporto tra famiglia e festa, famiglia e lavoro, famiglia e preghiera. Il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché, ha affermato il 12 agosto, ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio. E sacro, ha soggiunto il Papa il mercoledì successivo, è anche il lavoro. La famiglia è un grande banco di prova. Quando l'organizzazione del lavoro la tiene in ostaggio o addirittura ne ostacola il cammino, allora siamo sicuri che la società umana ha incominciato a lavorare contro se stessa. Il pensiero che ha concluso il mese si radica nella preghiera. In essa, ha confermato il Papa, l'uomo ritrova anche gli equilibri della sua vita concreta. Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio, esce dalla ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo, ritrova la pace delle cose necessarie e scopre la gioia dei doni inaspettati.